In questo tutorial avrete modo di constatare come YouTube modifichi gli audio dei video per adattarli alle esigenze dello streaming. Ammetto il titolo nel thumbnail è un po' clickbait. Chiedo scusa, ma è necessario dal momento che questo argomento interessa molti. Ma se avessi messo un titolo meno altisonante, sarebbe passato più in sordina. È la legge dei socials. In base al comportamento di molti, si deve agire per massimizzare i risultati. Ad ogni modo, il tutto è a vostro vantaggio. Quindi, continuiamo. Con Reaper ho prodotto un video nero, il cui audio è del rumore bianco, che arriva a 20 kHz. Per ciascun video prodotto ho reimportato l'audio dal video generato da Reaper per verificare sia come voluto. Ho poi caricato il video verificato su YouTube ed infine ho scaricato il video da YouTube tramite il comando a disposizione che vedete qui, dal menu a tendina, dal momento che il player nei browser è responsabile delle limitazioni dinamiche, LUFS eccetera, e non ho voluto interferisse ulteriormente nei test condotti. Mi raccomando, non tenete il volume alto durante questa dimostrazione. Il primo test verifica la banda passante. Il video prodotto, il cui audio è del rumore bianco, che arriva a 20 kHz, è stato verificato, come potete vedere, prima dell'upload. In molti si sforzano a mantenere una banda passante che copra l'intero spettro udibile da un orecchio sano e giovane, ossia da 20 Hz a 20 kHz, per cui 10 ottave circa. Vediamo se YouTube mantiene almeno questa banda passante, che è del tutto garantita a partire da una frequenza di campionamento di 44.1 kHz, quella del CD audio. Segnale generato. Segnale esportato nel video e reimportato in Reaper per la verifica. Segnale del video scaricato da YouTube. È chiaramente visibile un passabasso break wall a 15 kHz, in altre parole ha la stessa larghezza di banda di un emittente radio FM, sopra i 15 kHz non c'è più nulla. Se avete visto il video qui sopra ed in descrizione, sapete già cos'è la distorsione armonica e quella di intermodulazione. Un breve recap. Per distorsione armonica si intende la generazione di armoniche la cui fondamentale è il segnale che ci interessa. Per esempio, con un segnale puro ad 1 kHz, se il sistema genera delle armoniche, per cui 2, 3, 4 kHz, eccetera, produce distorsione armonica. È distorsione di intermodulazione quando si generano segnali spuri, non necessariamente le armoniche al passaggio del segnale che ci interessa, o da anche allorquando il sistema generi somme e sottrazioni tra due segnali utili. Ad esempio, se si hanno due note fondamentali molto vicine ad 1 kHz e ad 1,02 kHz e si generano somme e multipli delle somme ed anche sottrazioni tra esse, per cui 2,02 kHz o 20 Hz e così via, il sistema, pertanto, non è affatto lineare. Il segnale audio prodotto per il test è 1 kHz per 10 secondi, per verificare la generazione di armoniche e due segnali contemporanei da 1 kHz e 1,1 kHz a partire dal decimo secondo, per verificarne la linearità. Ecco i risultati con un segnale di ampiezza meno 30 dB. Segnali in origine. Segnali verificati.
Segnali da YouTube. Il segnale da 1 kHz e più che armoniche presenta moltissime spurie ed anche sottoprodotti e residui solo misurabili ma non udibili di subarmoniche. I due segnali insieme peggiorano il tutto. Si immagini ora con un programma musicale completo il bailamme che ne viene fuori. Senza andare sul super audio, ossia oltre i 20 kHz, ho voluto verificare il tasso di aliasing. Lo si verifica iniettando un segnale puro in sweep da 20 Hz a 20 kHz e verifico che non vi siano prodotti di sorta. Segnale generato. Segnale verificato. Segnale da YouTube. Nello spettrogramma si nota parecchio rumore di fondo e generazione di aliasing già a partire da 8-10 kHz. Come detto, il test l'ho fatto con segnali relativamente a bassa intensità. Proviamo a vedere cosa succede con segnali più consistenti, vicini all'utilizzo che si ha normalmente nelle produzioni video audio. Segnale generato. Segnale verificato. Segnale da YouTube. La situazione peggiora. Come ho detto all'inizio, ho voluto evitare che il player del browser influisse sui risultati. Vediamo ora nel caso dell'aliasing qual è l'influenza del browser. Concorderete che è peggiorativo. Il segnale audio caricato su YouTube viene quindi profondamente modificato. Dal punto di vista puramente tecnico e di misura, peggiora di parecchi punti percentuali. YouTube definitivamente lo rovina. Rimane da valutare quanto questi peggioramenti siano veramente significativi per un ascolto classico, domestico e senza tante pretese di qualità. Certo, se cercate una riproduzione fedele all'originale caricato, YouTube non è la piattaforma ideale, lo si sa bene. Almeno oggi avete un'idea di quanto effettivamente YouTube influisce sul materiale caricato. Magari può risultarvi addirittura più piacevole, specie per chi è perennemente in cerca di plugins che sporchino l'audio, lo declassino, lo rovinino in qualche modo, utilizzando la locuzione comune lo colora. Attenzione a non impiastricciarlo troppo però. Se questo video vi è stato in qualche modo utile, considerate di supportare il canale diventando Patreon o pagandomi da bere. Qui sotto in descrizione i links per farlo. Per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto.